Ah, ciao bestie, siamo sempre noi. Questo è il suo saluto. Oggi andremo con la prova di svapo di un liquido. Ovvero il Flores. Diciamo. Questo è il game over, per una volta lo presento io stavolta. È il game over. Ma non ho liquido 100%. Dopo mi scrivono, ma mai educata lei, non salutare. 100% americano, zero nicotina noi, voi anche 1000. 60 ml di liquido, sono 50. Mix and vape, sono 50 più 10 di basetta. Lei si sta asciugando gli occhi. Mi ha fatto la voce agli occhi. Mi si scioglie. Si scioglie il trucco. Anche questo, non ci sono gli ingredienti dei sapori. Andremo a cercarli poi noi. No, è solo base. Non ci sono. È solo base a plastica. Shakeriamo un minuto. Basta. Cosa non c'è che a fare? Accorti, dai, si da col me. Come detto prima, questo qui è il game over. Ora andremo a provarlo sulla nostra. No, io lo voglio usare prima. Tagbot con il nostro ormai classico Gun. Ma quanto. No, che non riesco a fare niente neanche oggi. Guarda che non è la Vixiners, né? Non sento niente. I mirtilli forse. I mirtilli forse, non lo so. Io sono allergico ai frutti di bosco, quindi se... ma scusa, hai svapato anche quello là rosso nel primo video, che era i berry. No, era cos'era i berry? Ora andremo qua. Non sento un cacchio. No, sento l'odore mi ricorda il mirtillo. Quello della Big Bubble. Questo qua. Quello della anche, è vero. La Big Bubble, quella metà brava, panna brava. E metà fragola. Che bianca è rosa, mi pare. Sì. 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 Grazie. Adolì. Oh, una bella lacrima. Me l'ha svuotato. No, non lo so, niente, che mi pizzichi. Dai, me lo ferò. Non è Big Bubble. Non è Big Bubble? No. Ma me lo facevo fare anche a me o... Te lo svapi tutto, è ancora da drippare? No. Sono piacevolmente sorpreso nonostante si sia dentro del fruttato. È un cremoso fruttato questo qua. Non mi pare. È buono. Allora, è invernale. È infernale. È invernale. Mi ricorda qualcosa che ho mangiato, ma non so che cosa. Mettimi. Ma un qualcosa con dentro i mirtilli. Una torta di mirtilli? No. Una crostata di mirtilli? No. Io adesso cerco gli ingredienti. È la Masterchef. Che come si chiama Game Over questo qua? Scusate, non mi sto ammalando. Il video è veramente buono. Ok, c'è scritto... Un fantastico e indescrivibile mix di cereali loops alla frutta e gelato. Sono cereali che continuano a ripetersi. Praticamente è molto vago. Cioè frutta e gelato. E cereali alla frutta e gelato. È buonissimo.
buono, non mi dispiace. Quando mettono indescrivibile, che non lo sanno neanche loro che cosa ci hanno messo dentro, il massimo della vita. Vitamin E attack. È buonissimo, ma me lo fai svapare un po'? Cos'hai? Niente. Adesso un minuto. Adesso ho capito chi mi ricorda. Ok. Ma che cazzo fai? Che cazzo hai fatto? Niente. Adesso ho capito cosa mi ricorda. Mi ricorda gli yogurt. Quelli del Penny, non so se andate al Penny a fare la spesa. Non siamo al Penny, andiamo al Penny. Andiamo alla Lidl veramente, però delle volte capita di andare al Penny perché al Penny hanno il latte buono, quello di soia. Vabbè, vanno la soia, scusate. Sì, è vero, se no vengono i maestrini qua sotto, gli scienziati, come questi dice che vanno di soia. Comunque, e ho preso più di una volta lo yogurt, quello bio, mi pare. E a parte c'erano dei cereali, tipo un muesli con dentro i frutti rossi secchi. Ecco, è la stessa identica roba, è buonissimo, qualcosa di fantastico quel liquido qua. Tieni. Per me è quello dei tre flawless che abbiamo qua, questo è il migliore, è buonissimo. C'è niente da dire, molto buono. Che voto gli dai quindi? Io gli do 10. Oh. E lo svapperei tutto il giorno. Io, dal mio punto di vista, non è svapperei tutto il giorno perché un po' mi stuferebbe. Nel frattempo non capisco se sta venendo sul caffè o se sta passando un aereo. È un caffè grande, io gli do tranquillamente, io malgrado sia buono, non svaperei tutto il giorno, gli do un 6,5. Non può superare il 7 perché dopo un po' mi stufa questo, sentire questo fruttatino sotto la lingua mi dà fastidio. Quindi me lo svapperò tutto io. Esatto. A me toccherà quello bianco, io toccherà quello azzurro. E invece quello rosso ce lo contenderemo. Detto questo, vi ringrazio per aver guardato il video. Grazie. Vedete un bel mi piace, condividetelo a tutti, ai vostri amici, zii, nonni, parenti, amici, nemici, perché comunque che nemici fanno comodo anche loro. Anzi, fanno più comodo i nemici che gli amici. Iscrivetevi al nostro canale YouTube, attivate le notifiche per essere sempre aggiornati su video e aggiornamenti vari. Chiedeteci, consigliateci, seguiteci su Instagram, scriveteci anche in direct, noi risponderemo quando possiamo, comunque nel limite del possibile risponderemo. Detto questo, vi salutiamo. Questo qui era la terza parte di tre parti, quindi siamo arrivati al capolinea del flawless, un liquidi di non quelli nuovi, che abbiamo noi. Esatti, liquidi non nuovi, però comunque ci stava comunque per noi, sì. La review. Vi salutiamo ancora un'altra volta e come sempre in caso un po' meglio. Ciao! Ciao.